E bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, ci siamo finalmente ragazzi. Le ultime sfide dell'ultima settimana, la numero 10, sono quasi arrivate. Abbiamo già visto nel video precedente che c'era una sfida molto molto interessante, quella di cercare dei pezzi del puzzle in diversi sotterranei. Beh, ragazzi, io, grazie ai leak, voglio farvi vedere i sotterranei che pensiamo essere quelli che porteranno la missione al completamento. I pezzi del puzzle saranno dentro qui. Numero 1, ragazzi, siamo a Boschetto Bisunto e allora andiamo, ragazzi. Facilissimo. Voi non è che potete andare in giro per tutta la mappa a cercare nei sotterranei, ragazzi. Ci sono delle location già prestabilite. La prima, ragazzi, ci atterriamo molto velocemente. Lo riconosciamo tutti, il Dur Burger, ragazzi. Facilissimo, molto molto easy. Fate atterrare Pinco Pallino, Sbega Berdino. Aspetta un attimo. Vada giù, vada giù. Sempre lento a scendere questo qua. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Oh yes! Primo pezzo del puzzle, ragazzi, si troverà esattamente nel sotterraneo del Dur Burger. Eccolo qua. Indicativamente la posizione dovrebbe essere questa. Puzzle numero uno preso. Per quello che riguarda il pezzo del puzzle numero 2, invece, ragazzi, dovremo buttarci direttamente a rapide rischiose. Non dobbiamo però considerare rapide come il nostro punto di atterraggio, bensì le due case che ci sono davanti a noi in questo momento, quelle che rimangono in poche parole sulla destra di rapide. Vediamo di scendere, ragazzi, e dobbiamo entrare nell'unica casa che ha il sotterraneo disponibile, quella che stiamo per accedere in questo momento. A parte le mini laggate che tira, che non si sa perché, scendiamo nel sotterraneo, apriamo di qua, passiamo di qua e il pezzo del puzzle indicativamente dovremmo trovarlo circa qua. Pezzo numero 2 preso. Per quello che riguarda il pezzo numero 3, invece, come vedete, dobbiamo avvicinarci ai vichinghi. Ma non ci devono interessare, stiamo puntando ragazzi alle due casette che sono lì isolate prima di entrare in spiagge snob. Una di queste due case, ragazzi, come abbiamo visto pochi secondi fa, anche per la precedente, ha il sotterraneo. Eccolo qui. Scendiamo nel sotterraneo. Apriamo la porta e senza paura qui dovremo trovare il nostro terzo pezzo del puzzle preso. Per la posizione numero 4 invece dobbiamo tornare vicino al Durburger. Come vedete ragazzi, c'è una casa isolata, quella che ho appena puntato con il marker, che nasconde, oltre che a un possibile chest, anche un sotterraneo. Ve la voglio fare vedere in modo da recuperare anche il nuovo pezzo del puzzle. Tra l'altro, ragazzi, abbiamo visto nel leak di ieri che il puzzle mostrerà, sembrerebbe, un lama. Lo abbiamo riconosciuto, lo ha riconosciuto un ragazzo dalla freccia che si vedeva nel pezzo del puzzle che vi ho mostrato. Il sotterraneo è qui e il pezzo del puzzle dovrebbe trovarsi indicativamente qua. Pezzo numero 4 preso. Per la posizione numero 5, invece, ragazzi, si torna nuovamente a spiagge snob. Come sapete, sono formate da 1, 2, 3, 4, 5 case, ma a noi ragazzi interessa la casa numero 2 partendo da destra. Questa casa, per chi non se lo ricorda, ha un sotterraneo e secondo i leak è proprio dentro qui che si trova il nuovo pezzo del puzzle che stiamo cercando. Ci andiamo insieme, si scende molto facile, molto easy. Dovrebbe essere indicativamente qui. Puzzle numero 5 preso. Per il puzzle numero 6 invece si deve scendere a condotti confusi.
Se è vero che Condotti è tutto un sotterraneo, a noi in realtà interessano le due case, quelle che ci sono all'esterno di Condotti, quelle che si utilizzano in poche parole per andare a recuperare i chest quando dobbiamo fare le missioni di trovarle a Condotti confusi. Una delle due case, ragazzi, lo ricordate meglio di me, ha il sotterraneo e dovrebbe essere, se non sbaglio, questa, la casa un pochettino più rovinata. Vediamo un po', infatti sbaglio, aspetta un momento, se non è questa, guarda, chiedo scudo, dovrebbe essere questa ora, infatti questa è quella che ha il sotterraneo, ragazzi, dove c'è il set cinematografico, indicativamente qui, dovremo trovare il nuovo pezzo del puzzle, numero 6, preso! Arriviamo così, ragazzi, all'ultimo pezzo del puzzle che dobbiamo trovare per completare la missione. Stiamo andando in una location che conosciamo molto bene, in una casa che conosciamo molto molto bene. Vi sto parlando, ragazzi, di Borgo Bislacco e la casa che dobbiamo aprire per poter trovare l'ultimo pezzo del puzzle, ovviamente, è quella azzurra davanti a noi, quella che nasconde il doppio sotterraneo. Ci scendiamo proprio davanti. Se trovassimo la porta, vabbè, se non trovo la porta io apro una porta, non è un problema. Scendiamo, ragazzi, qui c'è un piccolo diverbio, non abbiamo capito se il puzzle possa essere proprio qui. Se non dovesse essere qui, basta semplicemente andare sotto nel secondo sotterraneo, dare un'occhiatina molto veloce e indicativamente dovremmo trovarcelo più o meno qua. Beh, ragazzi, questo era il settimo pezzo del puzzle e questa era la fine del video che vi mostrava la mappa completa di tutte e sette le location dei pezzi del puzzle. Ovviamente noi ci auguriamo che siano giuste, perché erano dei leak, l'abbiamo registrato prima che arrivasse veramente la mission. Io vi ricordo di lasciare un bel like, ragazzi, se vi è piaciuto, una bella iscrizione al canale e noi siamo in live. Ciao!